dentro queste entità appunto ce la stiamo portando di scalare. Allora, perché dobbiamo collaborare? Perché dobbiamo collaborare tutti? E dobbiamo collaborare tutti dalle municipalità, dai territori, perché il voto comunale è un voto di fiducia, cioè è un voto dato alla persona che conosco e so chi è, ed è un voto difficilissimo, perché alle politiche tu dai il voto di Leale, alle comunali dai il voto di quello che conosci. Allora ecco che noi dobbiamo costruire fiducia nel metodo. Fiducia che noi non siamo i masalieri, non vi preoccupiamo di dire, perché noi che ci abbiamo fatto, perché non ce la possiamo vedere, non ce la possiamo vedere se la persona ci dà gli strumenti per poterlo fare, se questi strumenti ce li lavoriamo tutti assieme, cioè noi lavoriamo per veramente fare una rivoluzione, ribaltare il tavolo, ma non solo a livello istituzionale, noi ribaltiamo il tavolo nelle coscienze cittadine. E quindi ecco che noi dobbiamo sentire questa responsabilità, questa forza, anche questo orgoglio di fare qualcosa che non è retorico, ma qualcosa di permanente, perché noi ce ne andremo, Roberto andrà a fare altro, Vega, ma lasciamo un solco di un modo di pensare completamente diverso. E poi volevo dire, quando noi sceglieremo e avremo anche la nostra, le nostre commissioni, noi riposteremo sul mercato in maniera tale che tutti quelli che si dovranno interessare, che ne so, a un parco, alle varie opportunità, eccetera, sapranno almeno nel comune come interfacciarsi e poi i municipali a loro volta. Tutto questo come si costruisce, ragazzi? Si costruisce nel rispetto della persona, cioè la comunicazione. Io volevo proiettarmi, ma non ci abbiamo tempo né la possibilità, una spezzone di un film, cioè la comunicazione non è solo quello che, non è la parola che io dico, la comunicazione per il 90% è ciò che voi percepite nel vostro, nel non verbale, cioè se io a lei dico io ti amo, io non le sto dicendo, io le sto comunicando altri, e questo è la base contabile della comunicazione e lo dobbiamo sapere tutti. Allora io Francesca Menna, ma tutto il gruppo non accetterà mai più chi è violento, perché sappiamo essere comunità, sappiamo rispettare il pensiero di un altro, sappiamo anche contenere le nostre intemperanze emotive, cioè se io a lei non la posso sopportare, non la frequento, la terrò a distanza, ma non la offenderò mai, perché è una... qualcosa sulla sua persona, io devo avere la certezza matematica che non sono le mie opinioni, perché altrimenti la sto offendendo. E io vi chiedo tutti quanti di fare questo lavoro di che è un lavoro politico, perché noi stiamo lavorando a costruire un altro livello di umanità, perché questa umanità costruita nell'individualismo, nella diffidenza, nell'efficienza e nell'efficacia, crea solitudine, crea diffidenza e violenza. Noi dobbiamo ricostruire la socialità che si basa su dei valori e sul non verbale, si basa su qualcosa che è indimostrabile, perché io non ammazzo, non perché vado in galera, non ammazzo perché vengo un individuo e sacro, perché io ho il tabù di certe cose. Noi questo tabù lo dobbiamo ritrovare tra di noi. E dobbiamo assolutamente marginare chi questo tabù non ce l'ha. Va bene? Salve, io mi volevo ricordare sia le ultime parole che ha detto Matteo, sia quello che ha detto Francesca, dove praticamente emerge chiaramente una volontà di ricreare quello che è la comunità, no? E Matteo ha detto una cosa che riguarda direttamente anche un progetto che noi nella Lecce abbiamo già sviluppato, cioè quello della creazione di
una piattaforma online che faccia da filtro tra il meetup e quella che è l'attività del meetup. Perché prima abbiamo visto che in molti, quando vengono in banchetta, quando ci vedono, quando ci vedono, non sanno che stiamo facendo, le battaglie che portiamo avanti, perché purtroppo i sistemi di informazione non beccano di perfezione, cioè beccano di fruibilità, di poco fruibilità del contenuto, così io dico, non da professionista del settore, perché mi occupo di questo. Quindi noi ho già fatto una piattaforma che mercoledì la presento alla decima, dove praticamente il cittadino non è fruitore, ma è anche creatore dei contenuti, capito? Il cittadino ha una pagina sua dove mette una foto del degrado, dove fa una descrizione, dove ha la possibilità di scrivere un articolo, e quindi non si trasce, non ci vede più come qualcosa, ma poi devo fare. Lui diventa attivista con degli strumenti che già sono perfezionati, già sono fatti per farlo lavorare come attivista, per farlo sentire parte. Noi, che è semplice. Sì, sì, è passato sui forumi, si gestisce anche tramite app, e addirittura abbiamo pensato anche a una pubblicazione mensile, è un blog, praticamente un blog con un'impaginazione grafica, che serve a sfoglia, dove praticamente vengono raccolte tutto quello che si fa durante il mese, dove ci sarà anche il cittadino di futuro, magari un artista nuovo, che gli viene data una possibilità in più, capito? Dove non si sente, siccome qui noi siamo già rodati, no? Se viene una persona nuova e trova strano anche solo il fatto che devi aspettare per parlare, cioè quando l'altra volta lo trovavano strano, cioè, ma come devo aspettare per parlare? Cioè invece se il cittadino conosce già come funziona, perché viene studiato bene il contenuto, noi così riusciamo ad attirare quello che più serve ad una rivoluzione, che è il capitale umano, cioè sono le persone che fanno la rivoluzione, perché con i tanti altri noi li abbiamo, il peggio, però purtroppo c'è mancata la partecipazione. Quindi questa era la mia, diciamo, la mia proposta era allargare questo lavoro che sto facendo per la decima, per tutti, i consiglieri municipalitari, i consiglieri comunali, cioè è un lavoro che non è facile, non è facile. È complesso, però capito, secondo me se strutturato bene può essere un catalizzatore dell'attività, non indifferente. Se studiato bene può rendere il meetup la principale forza d'opposizione, quella che era la prima progetto di Magistris, che a Bagnoli si fa la riunione dove non parla di programma, cioè non cosa fa. Nei tre minuti aveva fatto parlare tutti coloro che gli hanno dato una mano, anche se e questo era, diciamo, se poi la prossima giornata posso portare il pedone oppure come la questi incontri è costruzione, questa cosa non può più funzionare così, io devo partecipare per fare in modo che le cose cambiano. E fin qua va bene, perché il punto di partenza è stato questo. Quando è che si diventa invece intollerante o si diventa? Quando questa molla viene confrontata con le esperienze di altre persone e non si riesce ad avere, diciamo, una propria idea rispetto all'idea di quello che sta facendo. Perché invece vediamo che la sua idea si sbaglia più seguito della nostra. A questo punto, io con lo scritto pure sul meetup, subentra l'attrazione dell'anello, cioè la rassegna degli anelli di questa parte di questo tempo. L'anello, diciamo, simbolicamente utilizzato nel nostro caso, dire che le persone che sono state, che sono entrate fortunatamente in questa istituzione, non dovrebbero, non devono, non dovrebbero, non devono subire invece questa influenza, l'influenza della vita. E non la devono nemmeno subire perché sono rimasti fuori, non devono dimenticare che quando sono affacciati in questo sistema,
se lui ha fatto carico di questa volta, cioè che è quella di cambiare le cose. Allora, investiamo in un tavolo di spesa, questa cosa, e pensiamo che se noi facciamo direttamente, se abbiamo creduto in queste cose, le persone che abbiamo incontrato, sicuramente lo faranno quelli di stare insieme. Io voglio parlare del metodo, se ne vogliamo parlare, visto che ancora non abbiamo introdotto, se ci rimasti sul pezzo, quindi, se no, perché avete candidato Cesaro, c'è Cesaro qui, e lei mi parlava delle possibilità dei campani di poter avere una visione. Allora io vi ringrazio perché dalle parole di Francesca, non ho sentito di niente tutto, però da questi tre interventi, Francesca, Renito e Virginia, mi hanno riportato a quello che era il campo, quella piattaforma che mi ha fatto credere di potermi candidare, perché non si tratta tanto di essere eletto. Il primo passaggio rivoluzionario che ha fatto il Meetup, e per questo lo lotterò sempre, perché il Meetup possa vivere dei suoi contenuti, perché i portavoce devono sempre scrivere e rispettare quella piattaforma, ovviamente ci si sono risinati gli oggetti che magari possono essere più utili, perché mi ha dato questa opportunità, mi ha fatto capire che noi napoletani, le campagne in genere, abbiamo tutto il diritto di cambiare le cose. Io ho avuto anche un'altra conferma, al di là delle cose negative che vengono sempre dette, soprattutto secondo me, più per la tristezza di non vedere il risultato che magari uno si prospettava che per le cose reali. Secondo me la nostra campagna è stata una campagna di contenuti. Io ho visto le campagne delle altre città. Loro teoricamente hanno vinto, io sono fierissima del fatto che due ragazze madri stanno vincendo senza il bisogno della mangiolina, delle coppe rosa, sono delle persone calciatissime, non hanno bisogno di urlare per fingere di essere forti, sono forti naturalmente, sono preparate, quindi la nostra rivoluzione sta continuando. Però sono anche molto fiera di quello che siamo riusciti a ottenere in quello molto buio così tanto. Il Meetup per me era una forma di libertà, lo ripeto, per questo io ho avuto forse una reazione più emotiva quando è stato violentato quel poco, scusate il termine, ma è quello, io ho provato quando ti rubano una parte del pensiero. E il fatto di essere riusciti poi a costruire una testa, di aver parlato di contenuti, di aver trovato un modo, delle modalità terribili della comunicazione di sistema che c'è, quindi noi non abbiamo la possibilità di poter uscire in maniera diversa, però noi ci abbiamo provato come ci proviamo sempre. Io sono ancora una di quelle che soffre quando vede gente che va in TV, io soffro, non ne riesco a vedere, credo che Di Maio, io me lo ricordo per le battaglie che ha fatto a 20 anni, no? Per come parla bene in televisione, e invito tutti quanti a vedere uno dei primi video in cui due ragazzi diventano Dario e Luigi, urlavano e si difendevano dalle prestazioni di Bolsolino, che adesso è europarlamentare, e soffro fisicamente quando vedo che le enormi capacità di Luigi vengono ridotte a quelle semplicemente comunicative. Noi abbiamo una capacità grossissima, che è il nostro coraggio. Noi abbiamo avuto il coraggio, a differenza di altre persone, di pensare di poter cambiare le cose. Abbiamo avuto il coraggio di fidarci. Io mi ricordo che da alcune di Salvatore, sono una delle prime riunioni, ero lì che mi guardavo la borsa, viene Marco da Varese e mi dice: ma tu stai ancora a guardarti la borsa? E ho fatto una di quelle figure di niente che dopo, cioè ragazzi, me la ricordo ancora perché poi comunque ovviamente. E questa cosa qua io vorrei che anche voi la provaste, so che è difficile, so che non siamo amici, mentre prima io ero amica e mi sentivo amica, ve lo dico perché magari è anche colpa mia, ve lo dico proprio da persona, magari non sono riuscita a trasmettere quella fiducia che io ho avuto con le persone, Marco, Roberto, l'altro, prima mi trasmesso naturale fiducia, non faccio elenco perché già mi sono dimenticata, Sandra, Luci Fioretta, tutte le persone che stanno qua, e io però vorrei trasmettere perché è terapeutico,
io credo che questa esperienza finirà, io mi auguro che il movimento finirà, ma semplicemente perché tutte le cose che durano tanto tempo degenerano, è normale e fa parte della natura umana. Però c'è una cosa che metterò sempre dentro e che si leva dentro, che è quella di potersi dire che c'è la possibilità di fidarsi e essere basta. Thank you.
un cerquaggioliere in 2.0. In controtendenza con un giovane vecchio Renzi. Io dico di questo, vivo di soldi, di rabbia, che la rabbia costituiva quella che mi disse Francesco Ragna, quindi a quel punto mi aveva proprio inquadrata. Perché dalla testa di Gordone che cosa nasceva? La creatività e la forza. La funzione che abbiamo è quella del fatto, che è il gioco.